Le anticipazioni del TG Veneto edizione serale, tra pochi istanti in diretta. Parleremo del nuovo focolaio importante con 4 casi positivi che si è registrato nel Vicentino a Poiana Maggiore. Tutto partito da un manager di un'azienda di ritorno da un viaggio all'estero. Subito altri 3 contagi e poi 30 persone sono finite in isolamento tra familiari e colleghi di lavoro. E a proposito del Covid e di rischi di assembramento dopo le immagini delle spiagge a Jesolo, dopo le immagini delle feste, delle movide nelle piazze, c'è un'altra immagine che sta facendo il giro del web suscitando molte reazioni, soprattutto di vari esponenti politici, cioè l'assembramento alla prima serata del Pride Village a Padova. Molti giovani senza mascherine, è un video che di fatto ha scatenato le polemiche sui social, però gli organizzatori si difendono se sono state seguite tutte le linee guida, è stata misurata la febbre a tutti i partecipanti e per la verità ve lo faremo vedere dal palco. Gli organizzatori hanno più volte invitato tutti quanti a indossare la mascherina. E poi l'altra notizia del giorno è che la federazione sciistica ha fatto retrofront, cioè ha deciso di fare i mondiali, confermarli, i mondiali a Cortina di sci nel 2021, si è ipotizzato uno spostamento al 2022. È tutto pronto, dice il sindaco, per questa importante, di fatto la prima manifestazione internazionale di sport dopo il lockdown. Se ci sarà un ritorno in autunno e in inverno del Covid, alla regina andrà un indennizzo di 10 milioni di franchi, circa poco meno di 10 milioni di euro. Parleremo anche del Redentore, a metà luglio la festa dei veneziani, ci sono delle novità, sarà un Redentore su prenotazione con il distanziamento, con meno persone nelle barche però non saranno obbligatorie le mascherine e in più la giudecca di fatto riservata solamente ai residenti, il ponte in legno che ogni anno unisce le zattere alla giudecca resterà chiuso durante la serata clou, la serata dei fuochi. Questo è altro tra pochi istanti, subito dopo la pausa con l'edizione serale del TG Veneto News, tra poco. Vicenza, riparte! Vieni in città e parcheggia con l'app IM Facile e approfitta delle promozioni sulle tariffe della sosta. www.immobilita.it. Nuovo focolaio di Covid nel Vicentino, manager positivo dopo il viaggio all'estero, altri 3 contagiati, 30 persone tra contatti e familiari in isolamento. Folla all'apertura del Pride Village a Padova, molti giovani senza mascherina, il video scatena le polemiche sui social, gli organizzatori si difendono, seguite tutte le linee guida. Altro episodio di violenza a Jesolo, straniero in fin di vita dopo una rissa con un gruppo di giovani. Tutto sarebbe partito da un apprezzamento nei confronti di una ragazza, indagini dei carabinieri. 17 same sepolte abusivamente nel cimitero di Cerea, in provincia di Verona. Indagini della procura, sono tutti cittadini stranieri deceduti durante il periodo di lockdown. La crisi delle imprese del nord-est, per il presidente di Confindustria la locomotiva è un treno a vapore. Attacco alla politica che manca di una visione a lungo termine per risollevare il paese dalla crisi post-Covid. Mondiali di sci a Cortina, la federazione ha deciso, si terranno nel 2021. Sarà il primo grande evento internazionale dopo il Covid. Alla regina 10 milioni di euro in caso di nuovo rinvio. A Redentore con la prenotazione cambiano le procedure per uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Ci saranno meno barche. Il ponte in legno che ogni anno unisce le zattere e la giudecca resterà chiuso durante la serata dei fuochi. Ben ritrovati.
con il TG Veneto, questi che avete appena sentito i titoli delle principali notizie di oggi, e in apertura c'è il nuovo focolaio che è scoppiato nel Vicentino a Poiana Maggiore, un dirigente di un'azienda torna da un viaggio all'estero con alcuni colleghi e scoppia subito il focolaio di Covid, 5 positivi, una cinquantina le persone in isolamento, la maggior parte di queste erano a una cena di compleanno proprio con il manager. Sentiamo. Un viaggio all'estero con alcuni colleghi di lavoro, l'inconsapevole contagio, avvenuto forse in una tappa della trasferta, e il ritorno in Italia senza sintomi, fatto di appuntamenti, cene con amici e alcuni eventi pubblici. Il nuovo focolaio da Covid-19 ha come teatro i comuni di Poiana Maggiore, Orgiano e Albettone. Qui infatti lavorano e risiedono la maggior parte delle persone messe in quarantena, 5 i positivi, 2 residenti fuori provincia, una cinquantina quelli finiti in quarantena preventiva. Un contagio partito, secondo le ricostruzioni, da un dirigente dell'azienda Laserjet SRL, ora ricoverato a San Bortolo sotto osservazione, ditta che occupa 170 dipendenti e importante realtà industriale della zona. Da qui la preoccupazione dei residenti del piccolo comune del Basso Vicentino. Sì, per carità, perché è una cosa che non dovrebbe succedere, però purtroppo col lavoro che hanno devono fare così e purtroppo un po' di sfortuna ha preso. C'è sempre un attimo di timore, perché gira tanta gente qua dentro, quindi cioè, è normale, dopo ognuno ha il pensiero della famiglia. Solo che è così facile, come dire, lasciarsi andare, perché la necessità è quella. Secondo le ricostruzioni l'uomo era rientrato senza sintomi, da qui la sua partecipazione ad alcuni eventi come una cena con oltre 100 invitati, molti ora in isolamento, tra cui l'ex sindaco di Albettone, ora consigliere regionale Gio Formaggio, risultato però negativo. Solo successivamente il quadro clinico del manager è peggiorato con sintomi respiratori tipici del Covid-19, da qui gli esami e il tampone che hanno rapidamente confermato le preoccupazioni, dando il via alla caccia ai contatti tra commensali, colleghi di lavoro, parenti e amici. Del focolaio di Covid di Vicenza è stato informato anche il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, che ha spiegato che si sta provvedendo ad un massiccio piano di isolamento fiduciario di tutte le persone venute a contatto con i positivi, precisando che sta seguendo nei minimi dettagli la questione in attesa dei responsi dell'Ulsotto Berica. Ed ora le immagini degli assembramenti, perché dopo le spiagge di domenica, dopo la movida nei centri storici, sta facendo il giro del web anche le immagini, i video dei ragazzi che ballano vicini senza mascherine alla serata di apertura del Pride Village a Padova. La replica dell'organizzazione che dice sono state rispettate tutte le regole, a tutti è stata misurata la febbre, sono solo speculazioni politiche. Sentiamo. Si è alzato il sipario sul Pride Village a Padova. Madrina Vladimir Luxuria sul palco acclamata e rigorosamente con mascherina anti-Covid, come buona parte dei tanti partecipanti. Ma le scene riprese a tarda ora con i giovani che ballano senza mascherina e senza distanziamento sociale scatenano la polemica. Immagini già viste, per nulla diverse da quelle di domenica scorsa sulle spiagge di Jesolo o di quelle dei giorni immediatamente successivi alla fine del lockdown, dove proprio Padova e gli assembramenti all'ora dello spritz scatenarono accese discussioni. Le immagini del Pride sono diventate rapidamente virali, ma l'organizzazione dell'evento, nato una ventina d'anni fa per iniziativa dell'onorevole PD Alessandro Zan, replica. La complessità di una manifestazione come il Padova Pride Village non può essere ridotta a pochi secondi di video che esponenti politici stanno facendo anonimamente girare sui social. Il Padova Pride Village infatti rispetta le linee guida. A tutte le persone che ieri sera sono entrate è stata misurata la temperatura all'ingresso. Tutti i baristi, gli animatori, i volontari indossero la mascherina. E più volte la manifestazione è stata interrotta nel corso della serata per ricordare il rispetto delle regole. E qui lo dico, se non indossate la mascherina ci fanno chiudere. Non è agitando paure per speculare politicamente ed economicamente, chiude il Pride, che si fa il bene della città. Proteggete voi stessi e gli altri, indossate sempre la mascherina. Grazie a tutti, buon Pride. Ed ora andiamo a Cerea, nel Veronese. 17 salme sepolte abusivamente nel cimitero. Indagini in corso da parte della Procura. Sono tutti cittadini stranieri deceduti durante il periodo di lockdown. Sentiamo.
Complice il lockdown e l'emergenza coronavirus, nel cimitero di Cerea è successo qualcosa di strano. Ci sono 17 tombe a terra in più non autorizzate. Ospitano i corpi di altrettanti defunti di fede islamica, deceduti nelle province vicine, da Mantova a Padova. Nelle tombe a terra possono essere inumate solo le persone residenti o che muoiono sul territorio comunale. In questo caso le 17 bare sono arrivate da fuori provincia. Solitamente i defunti del Maghreb vengono rimpatriati, ma qui i decessi risalgono al periodo del lockdown o comunque dell'emergenza, con aeroporti chiusi o voli limitati. Le imprese di pompe funebri che si definiscono islamiche hanno regolarmente pagato al comune i diritti cimiteriali, ma senza avere nessuna autorizzazione scritta, probabilmente accordandosi direttamente con gli addetti al cimitero. Noi abbiamo chiesto da subito accertamenti a livello di procedura all'interno dei nostri uffici e abbiamo fatto anche un esposto presso le autorità competenti, proprio per far luce e chiarezza con la massima trasparenza su questa deplorevole vicenda. Non vorremmo che in questa fase di emergenza Covid qualcuno si fosse approfittato della situazione. Adesso noi dobbiamo assolutamente concludere il procedimento per capire assolutamente la responsabilità di quanto successo e ci muoveremo a seconda delle norme di legge, ovviamente, per individuare e sanzionare sicuramente i responsabili di questo deplorevole accaduto. Che cosa abbia portato le imprese di pompe funebri di altre province a scegliere per l'inumazione proprio il Camposanto di Cerea resta un mistero che cercherà di svelare l'indagine interna del comune e quella della magistratura. Una cosa a questo punto pare certa, che qui i 17 defunti stranieri potranno continuare a riposare in pace. La cronaca, andiamo a Jesolo con un'altra aggressione, un'altra delle piazze della Movida. Un uomo è stato picchiato selvaggiamente in piazza Milano la scorsa notte a Jesolo. I carabinieri stanno indagando sul pestaggio nei confronti di questo 38enne tunisino con precedenti, che ora rischia la vita dopo il pestaggio subito da parte di un gruppo di ragazzi. I contorni della storia sono ancora tutti da chiarire da parte degli investigatori dell'arma. L'uomo è arrivato in auto in piazza, visibilmente alterato, forse sotto l'effetto dell'alcol o della droga, ha iniziato a litigare con alcuni avventori dei locali. Un gruppo di giovani veneziani ha reagito quando il tunisino ha iniziato a prendersela anche con una ragazza. Lo hanno preso, allontanato e picchiato con estrema violenza anche quando ormai era a terra. Ora è ricoverato in gravi condizioni al reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Mestre, in prognosi riservata, con gravi traumi al volto. E su questa vicenda ci sarebbe anche un video che è stato registrato proprio e che fotografa i momenti dell'aggressione, che adesso è nelle mani degli investigatori. Sequestrati dalla DIA di Firenze su disposizione del Tribunale del Capoluogo Scaligero, beni per 10 milioni di euro nei confronti di un imprenditore campano residente a Montecatini, operante nel settore immobiliare e turistico, alberghiero e considerato legato agli ambienti camorristici napoletani, in particolare al clan Formicola. Sequestrate 3 aziende, quote societarie di imprese del settore turistico alberghiero, 3 fabbricati, decine di rapporti finanziari e altri beni immobili. E le società, una di queste aveva proprio sede in provincia di Venezia, assieme ad altre 2 società, una di Pistoia e una di Roma, sono state affidate a un amministratore giudiziario e stanno comunque proseguendo la loro attività. Con un presidio, siamo adesso alla pagina dell'economia e del lavoro, con un presidio degli ex dipendenti e l'appoggio del comune, Legnago nel Veronese cerca di dare un futuro ai lavoratori e all'edificio che ospitava il mercatone fallito un anno fa. Sentiamo. Dopo la vendita obbligata del 2018 e il fallimento degli acquirenti l'anno successivo, episodi ancora frutto di indagini, la catena di grandi magazzini Mercatone 1 non si è più ripresa e con loro le centinaia di dipendenti. In provincia di Verona, nella sede di San Pietro di Legnago, lavoravano in 37. La situazione è critica perché è da un anno e un mese che siamo a casa con i sussidi, con la cassa integrazione, ma abbiamo bisogno di lavorare, non di aspettare sempre che arrivi la cassa integrazione, cioè non abbiamo una dignità per quanto mi riguarda, abbiamo bisogno di muoverci, di fare qualcosa, di avere delle opportunità di lavoro.
Questa mattina una delegazione degli ex dipendenti del Mercatone 1 ha manifestato davanti all'edificio che ospitava il grande magazzino. Al loro fianco una rappresentanza del comune che ha voluto richiamare l'attenzione sull'opportunità di recuperare l'immobile. La nostra funzione qui oggi è quella di sensibilizzare il mondo imprenditoriale che è nelle disponibilità la struttura, una struttura importante per il territorio, ma con del personale che è pronto a operare immediatamente perché è preparato ovviamente. Poi anche vogliamo sensibilizzare il mondo imprenditoriale anche per altre iniziative, perché queste persone non hanno bisogno di sussidi, ma di lavorare. Il Nord-Est è ancora una locomotiva economica, ma è una locomotiva a vapore. Se siamo il secondo paese manufatturiero d'Europa, chi ci sta davanti è molto lontano. Lo ha detto il presidente di Confindustria del Veneto, che vediamo nelle immagini, Enrico Carraro, intervenendo a un evento online del ciclo Innovation Days del Sole 24 Ore. Il sistema industriale di questa regione, ha aggiunto Carraro, non può resistere per sempre. Ci eravamo da poco ripresi dalla crisi del 2008-2009, che in Veneto è stata particolarmente pesante, e teniamo presente che poco prima del Covid stavamo ragionando su un PIL in crescita tra lo 0,3-0,4%. Con questi numeri non si va da nessuna parte. Io vedo una grande volontà da parte degli imprenditori di rialzare la testa, ha detto ancora Carraro, ma vedo la controparte politica priva di una visione chiara sugli effetti a lungo termine della pandemia. Rispetto alla carenza infrastrutturale, al di là dei collegamenti fisici, il leader di Confindustria del Veneto rileva fragilità sulla rete dati, dunque un ostacolo alla digitalizzazione sul sistema della formazione, in particolare sul fronte delle scuole tecniche. Ed ora veniamo all'altra notizia sportiva, ma non solo, perché insomma c'è una grossa implicazione dal punto di vista economico e del turismo, e cioè andiamo a Cortina, perché c'è stato il verdetto finale per la richiesta di rinvio dei mondiali di sci di Cortina 2021. La proposta è stata respinta dalla Federazione Internazionale dello Sci, che però ha garantito aiuti economici in caso di cancellazione a causa della pandemia. Tradotto significa che i mondiali di sci a Cortina ci saranno nel febbraio del 2021. Sentiamo. I mondiali si faranno nel 2021. Questa è la decisione della Federazione Internazionale dello Sci di fronte alla richiesta di rinvio dell'evento avanzata dalla FISI per evitare il rischio di problemi in caso di nuovi picchi di coronavirus. Analizzate le ragioni legate all'ipotesi di uno slittamento, i delegati hanno fatto quindi la loro scelta. Il grande spauracchio fin dalle prime battute è stata la possibile perdita di interesse nei confronti di un mondiale troppo vicino alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, con un possibile effetto domino su ricavi pubblicitari, contratti degli sponsor e diritti televisivi, oltre ovviamente ai risultati sportivi, con un calendario reso piuttosto denso dai due grandi appuntamenti e dal dipanarsi della stagione della Coppa del Mondo di Sci. Proprio per quest'ultima c'è già una lista delle gare con una tappa cortinese per lo sci femminile. I delegati della FIS alla fine hanno confermato il sentore iniziale maturato dopo settimane di relazioni diplomatiche. L'appuntamento è per febbraio 2021. La Federazione Internazionale si è impegnata a garantire 10 milioni di franchi svizzeri, circa 9 milioni e mezzo di euro, nel caso in cui l'evento fosse cancellato a causa di un ritorno della pandemia. Pulire un astice, preparare un'orata in crosta, aprire le ostriche, portare in tavola un primo di pesce degno di un ristorante? ABC del pesce. Scegliere il miglior pesce, conservarlo al meglio e molto altro ancora? L'ABC del pesce. L'opera per chi ha le prime armi, per gli appassionati e per i professionisti in cerca di un manuale completo. E prima di andare a Venezia per parlare del Redentore, vediamo alcune notizie, lo facciamo direttamente online dal sito, dalla pagina online del Gazzettino, dove in apertura c'è ancora un fotogramma e la polemica della festa al Pride Village che finisce sui social, sotto accusa gli assembramenti, i ragazzi che ballano senza mascherine. E poi dal nord-est, da Trieste, bambina di 6 anni scomparsa sul Carso, tutto falso, i migranti volevano impietosire i polizi.
Viziotti. E poi l'evento sportivo dell'anno, lo vedete, i mondiali di sci, nessun rinvio, confermate le date di Cortina 2021, con le reazioni che arrivano anche dalla regina, a cominciare da Gianpietro Ghedina, dal primo cittadino che dice noi siamo pronti, anche se nei giorni scorsi c'era qualche polemica, qualche preoccupazione per lo stato di avanzamento dei lavori, insomma, in vista di questa importante kermesse sportiva. Da Castelfranco nel Trevigiano la cronaca con un sedicenne che si è messo alla guida della macchina dello zio, c'entra in pieno tre auto e la sua vettura non era neppure assicurata. Andiamo adesso a Venezia per parlare del Redentore, al Redentore con la prenotazione, anche questo succede ai tempi del Covid, è quella che insomma nell'immaginario del sindaco e di tutta la giunta dovrebbe essere la festa dei veneziani che sancisce il definitivo ritorno dei turisti e anche la ripartenza di Venezia duramente segnata dal crollo del turismo. Cambiano le procedure per uno degli appuntamenti più importanti dell'estate. Ci saranno meno barche, non sarà però obbligatoria la mascherina. L'isola della Giudecca sarà aperta solo ai residenti perché il ponte, la notte dei fuochi o la notte dei foghi, come dicono a Venezia, sarà chiuso. Sentiamo. Redentore delle origini, quello che vivranno veneziani e turisti quest'anno. Niente ponte per consentire ai pellegrini di raggiungere dalle Zattere la Giudecca durante la serata dei foghi. Niente barche legate l'una all'altra e niente migliaia di turisti accalcati lungo le rive. Le misure sono state annunciate dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che ha anticipato le linee guida in via di definizione, sottolineando che quest'anno sarà privilegiata l'acqua rispetto alle rive e alle fondamenta. Soprattutto sarà salvato il cuore della festa, ossia le lunghe tavolate allestite dai giudecchini, i quali senza il ponte avranno le rive completamente a loro disposizione durante quella che è sempre stata la festa popolare dell'isola. Tutti gli altri che sceglievano le rive dovranno trovarsi un'imbarcazione o finestre a cui affacciarsi con congiunti, evitando assembramenti e promiscuità. Anche sulle barche da trasporto però dovranno esserci meno persone a bordo degli anni scorsi, a meno che non si tratti di congiunti e per loro niente mascherina. Difficile del resto consumare i cicchetti del Redentore con la bocca coperta. I barchini non avranno nessuna limitazione, se non quella dettata dalla capienza stessa dello scafo. A dividere i natanti dovranno esserci parabordi. La festa torna alle origini anche per la prevalente presenza dei veneziani sui turisti. Per partecipare all'edizione 2020 del Redentore bisognerà prenotarsi quest'anno e ai turisti sarà concesso il 30% dei posti. A breve ci saranno le indicazioni sul portale. Parliamo adesso di sanità, tempi rapidi per la diagnosi e cure appropriate per fare il salto di qualità nella cura del tumore ai polmoni. Nasce a Peschiera la Lung Unit. Sentiamo. Tempi rapidi, un unico riferimento, la miglior cura possibile. È questo l'obiettivo della Lung Unit, il nuovo dipartimento operativo dell'ospedale Pedarzoli di Peschiera. Si rivolge ai pazienti con sospette o conclamate neoplasie ai polmoni. Il nuovo modello organizzativo mette in stretto contatto anatomia patologica, radiologia, laboratori, analisi, anestesia, rianimazione, terapia del dolore e farmacia. In pratica un paziente si reca nella Lung Unit e viene preso in carico collegialmente dai primari che entro 7 giorni daranno una diagnosi precisa e indicheranno il percorso terapeutico. Per il paziente il vantaggio è enorme. Il vantaggio è notevole anche per i medici, per i colleghi medici di famiglia, perché non devono più diventare matti a inviare il paziente da una parte all'altra. C'è la presa in carico da subito e poi vengono costantemente informati dei vari passi che il paziente fa nell'iter diagnostico terapeutico. Oltretutto c'è un vantaggio notevolissimo, non trascurabile, anche per il sistema sanitario nazionale, perché se le cose vengono fatte bene e vengono fatte subito, si risparmia nel tempo, ma si risparmia anche nel denaro, perché a parte è la soddisfazione del paziente, ma poi c'è il problema anche che si evita il ripetere di indagini, TAC o indagini non opportune o quant'altro, perché spesso nei giri che si fanno dell'iter diagnostico, se ci sono dei ritardi, si è costretti a ripetere un TAC che ormai è diventata vecchia o ripetere altri esami che non sono adeguati. In questo modo invece da subito si fa quello che serve e si evitano ripetizioni di esami inutili. Il modello che a Peschiera sperano venga copiato il più possibile in Italia si rifà alle Breast Unit per i tumori al seno.
L'esame dei casi è collegiale e con questo approccio si confida di progredire nella sopravvivenza dei pazienti che con tumore al polmone si ferma da troppo tempo tra i 13 e il 15% a 5 anni dalla diagnosi. I risultati modesti, nonostante il progresso delle terapie, è frutto della mancata specializzazione. Per questo, da Peschiera, si punta ad invertire la rotta. E c'è un'altra notizia di economia del mondo del lavoro relativa alla Stefanel, la storica azienda dello storico marchio di moda di Ponte di Piave nel Trevigiano. La vediamo direttamente anche dal sito della Tribuna. C'è una terza offerta, ora il debito raggiunge i 98 milioni. Non sono ancora stati diffusi dettagli su questa manifestazione di interesse arrivata, mentre è confermato che per quanto riguarda le altre due offerte si tratta di un fondo straniero e di un imprenditore italiano che comunque è appoggiato a un altro fondo straniero. Lasciamo anche la marca trevigiana ai temi economici e le preoccupazioni anche per i dipendenti di Stefanel. Andiamo adesso a Feltre, Feltre che cambia volto perché una delle porte di accesso al centro sarà presto riqualificata e riportata al suo antico splendore. Ma sentiamo tutti i dettagli nel servizio. È stato approvato dalla Giunta Comunale di Feltre il progetto definitivo esecutivo per la sistemazione della zona del Belvedere. L'intervento interesserà la riqualificazione degli esterni dell'accesso a monte degli ascensori vicino al municipio in Piazza Maggiore, assieme alla sistemazione della pavimentazione di via Beccherie e il restauro di due facciate del municipio stesso e della porzione di muratura di epoca medievale. La presentazione del progetto è avvenuta in sala degli stemmi. È un percorso che abbiamo intrapreso ancora qualche anno fa con l'intervento realizzato in Piazzetta delle Biade e lo scoprimento in qualche modo della loggia del Pozzetto, quindi di una prima immagine per chi arriva a Feltre e sale dagli ascensori o dalle scalette vecchie. Abbiamo visto anche, ed è un percorso anche questo che stiamo potenziando, che quello è a tutti gli effetti l'accesso principale alla cittadella, e in questo senso rientrano anche le politiche di perfezionamento turistico. Pensiamo appunto alla collocazione lì dell'ufficio turistico e di altri servizi strategici per la città e per la fruizione della città. L'idea prevede inoltre la realizzazione di un giardino verticale, i lavori saranno appaltati in autunno e dovrebbero essere conclusi entro la prima metà del prossimo anno. L'importo dell'intervento, che rientra nel progetto del Gold Ring, è di poco superiore ai 500.000 euro che saranno reperiti grazie al fondo per i comuni di confine. Il tema del Belvedere voleva ragionare su un approccio peraltro che deve comprendere un rapporto tra la modernità e l'antichità stessa degli edifici. Consideriamo che davanti al Belvedere ci sarà anche quell'ascensore che è in corso di costruzione adesso, che sarà di fatto il progetto e ci permetterà di rendere maggiormente accessibile il teatro. Quindi è un percorso architettonico da un lato, perché inserisce un intervento di altissimo pregio nella cittadella, dall'altro ci consente anche di valorizzare e sbarriereare tutta una serie di problematiche d'accesso che ci sono. Con l'intervento del Belvedere e quello del teatro, di fatto sbarrieriamo tutto l'accesso anche fino al municipio. Il Corriere delle Alpi, restando a Belluno, vediamo online con la foto dei due Ghedina, Cristian Ghedina, l'indimenticato campione di discesa libera, e Giampiero Ghedina, il sindaco, e la notizia ovviamente è quella dei mondiali che sono stati confermati al 2021. C'è anche una nota del governatore che storce un po' il naso e dice: insomma, bene, cominciamo a lavorare tutti insieme, però farli al 2022 ci avrebbe protetto di più, insomma, perché c'è comunque il rischio che qualcosa accada a livello di Covid questo inverno. Belluno, che come tante altre piazze, insomma, perde altri negozi, Piazza delle Erbe perde altri due negozi, poca gente e i soliti problemi logistici. Poi si parla anche della maturità e poi l'odissea anche raccontata da questa donna, 80 giorni in isolamento a Borgo Val Belluna. Restiamo nel bellunese, andiamo adesso in Alpago, dove è tornato il lupo, e il mondo della politica e anche gli elevatori, insomma, si sono confrontati su come arginare in qualche modo le scorribande dei lupi. Sentiamo. Dato l'intensificarsi dell'attività del lupo nel comune di Chies d'Alpago in questi ultimi mesi, l'amministrazione ha organizzato un incontro per fare il punto della situazione.
presente tra gli altri il dottor Emanuele Pernechele della Direzione Agroambiente, che ha esposto la sua relazione sullo stanziamento del predatore nel territorio montano del Veneto e sul supporto offerto a difesa degli allevamenti da parte della regione. Gli allevatori si potranno prendere i recinti grazie a una misura regionale. Quello che ci interessa a noi come amministratori del territorio è di aiutare i nostri allevatori a difendersi dal lupo, quindi di accedere ai bandi per prendersi e acquistarsi le reti antilupo. Bisogna aumentare la consapevolezza di cos'è oggi una malga, di cos'è la biodiversità, farlo capire a tutte le istituzioni, partendo dal comune e arrivando fino al Parlamento italiano. Va salvaguardata la biodiversità, ma è fondamentale che l'uomo resti in questi territori proprio per curare questo nostro patrimonio importante. Mi auguro che tecnici e amministratori e politici possano sederci nuovamente al tavolo per trovare anche delle soluzioni alternative, come può essere anche una gestione della problematica del lupo. La provincia è fortemente interessata alla conservazione di questi habitat seminaturali alpini, quindi siamo fortemente interessati a gestire il problema lupo con tutti gli strumenti che le norme mettono a disposizione. L'organizzazione di questi incontri serve proprio ad aumentare la conoscenza tecnico-scientifica su quanto ci aspetta da parte di questo grande predatore. Io sono partito da una piccola realtà che pulivo dei prati con dei paletti e due fili che mi permettevano di contenere il mio bestiame all'interno del terreno, a una realtà dove devo proteggere gli animali, dagli animali esterni, in questo caso dal lupo. E se non avevo l'aiuto della Regione Veneto, sicuramente questa attività non riuscivo a farla. Restiamo in montagna, ma cambiamo provincia, andiamo in Lessinia, nel Veronese, per parlare del Festival del Cinema di Montagna. Sentiamo. Il Teatro Vittoria di Bosco Chiesanuova sarà ancora una volta il cuore del Film Festival della Lessinia dal 21 al 30 agosto prossimi. La manifestazione, che ha il patrocinio del Parlamento italiano ed è l'unico evento mondiale dedicato alla montagna, sarà anche online, quindi a distanza. Allargherà ancora di più i propri orizzonti, spalancando le porte di una sala cinematografica virtuale su una piattaforma on demand per permettere agli spettatori che non potranno raggiungere la Lessinia di apprezzare la programmazione 2020 da casa. I registi a fine proiezione dialogheranno e interagiranno con il pubblico in collegamento video, ma questa non è l'unica novità. Torniamo in scena, non era scontato in questo anno così difficile, come segno della ripartenza dal cinema, perché il programma cinematografico sarà al centro di questa edizione. Abbiamo visionato 612 opere provenienti da 81 paesi del mondo, mai così ampio è stato lo sguardo di selezione del Festival della Lessinia. Quest'anno la novità più importante è l'essere ancora di più vicini al nostro pubblico, perché gli spettatori e le spettatrici saranno la giuria internazionale che decreterà i vincitori della Lessinia d'oro per il miglior lungometraggio e della Lessinia d'argento per il miglior cortometraggio. Organizzato in modalità ridotta, con un budget limitato e senza il villaggio del festival che ormai lo caratterizzava, esprime comunque il Festival della Lessinia la voglia della gente di ripartire, di ritornare ad unirsi. C'è ancora nella gente l'ansia, un po' la paura del contatto, del vivere sociale al quale eravamo tutti abituati. Credo che sia una cosa questa che invece tende a recuperare quegli spazi di amicizia, di rapporto umano che sono assolutamente necessari come il resto della salute. Anche i rapporti sociali fanno parte della salute di un cittadino e di una persona, e questo credo che sia una manifestazione che va in quella direzione e che sta a significare che con l'impegno, con il senso di responsabilità, con quello che tutti di noi dobbiamo metterci, però possiamo pensare di affrontare la manifestazione in sicurezza, senza ansie. È tutto, TG Veneto News torna domani con i soliti orari. Grazie a tutti per l'attenzione e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.
Vicenza, riparte! Vieni in città e parcheggia con l'app IM Facile e approfitta delle promozioni sulle tariffe della sosta. www.immobilita.it